prima giornata di campionato per il Carpi, del suo secondo campionato di Serie B della storia. Parte subito a Livorno bene per la formazione di casa, con il giocatore arrivato al Pescara Cutolo, che prova subito su punizione l'ex Pescara, prima rimbalzata su Porcari il pallone e poi è Dossena in due tempi a disinnescare la conclusione. Ma è il Carpi che ha l'occasione migliore del primo tempo con il neo arrivato dal Palermo Struna, abilissimo a colpire di testa con la fronte piena sul calcio d'angolo di Raffaele Bianco, che sarà grande protagonista di giornata. Palla diventa viscida nell'area piccola, bravo Mazzoni. Ancora il Carpi con Bianco, abile ad arpionare un pallone, a sradicarlo a Moschere, poi da fuori dall'area cerca l'angolino basso, attento l'ex Padova Mazzoni, per l'occasione capitano della squadra livornese. Poi è Livorno a passare in vantaggio, Meola controlla un pallone col braccio, si ferma la difesa del Carpi, si lamenta Castori, Galavino riceve il pallone, lo scarica con grande potenza alle spalle di Dossena, ottimo il controllo dell'attaccante ex Avellino, giustiziere del Carpi anche nella passata stagione con una tripletta con la maglia degli Irpini, da riapprezzare la conclusione sotto all'incrocio. Reazione istantanea del Carpi con Lollo che cerca il gol dalla grandissima distanza nella ripresa, è molto bravo qui Mazzoni a deviare con i pugni un pallone reso viscido dal terreno umido, poi il Carpi perviene al pareggio, no look di Bianco per Gagliolo che vede il taglio di Mbakogo al centro, che deve solo appoggiare il pallone alle spalle di Mazzoni, è il meritatissimo 1-1, da riapprezzare il no look di Raffaele Bianco che vale il prezzo del biglietto, bravo Gagliolo a pescare Mbakogo.